Non so dire con esattezza qual è il momento in cui sono entrato, ma quello che so dire per certo è che nel momento in cui ho cominciato a guardarmi intorno, ero già bloccato al suo interno. Il labirinto. Un immenso e sterminato dedalo fatto di strade sbagliate, di errori, di rimpianti. Ogni corridoio sembrava essere identico all'altro. Ogni strada che intraprendevo, ogni svolta, ogni scelta, mi portava solo più a fondo del cuore del labirinto. In alcuni momenti crollavo sotto il peso delle mie stesse scelte e del disprezzo per me stesso. Mi ero perso e le sostanze mi servivano solo per continuare ad andare avanti, per avere la forza di affrontare un'altra svolta, un altro metro del labirinto. Più volte ho cercato di smettere, a volte fallivo subito, altre volte poco dopo. Altre invece erano diverse. Ero sicuro di aver compreso i miei errori e sapevo cosa fare, la via era così chiara, lì, davanti a me. Semplice, bastava imboccarla. E con entusiasmo camminavo per andare a riprendere i pezzi di quello che una volta mi apparteneva. Ma purtroppo la strada che mi sembrava più logica si rivelava sempre inesorabilmente quella sbagliata. E così mi toccava ricominciare da capo. Senza avere idea di quali conicoli avrei dovuto imboccare per uscire da quell'intricato sistema che sembrava non avere più alcun senso per me. Pensai più volte di rinunciare, di rassegnarmi a quello che in cuor mio temevo che sarebbe potuto essere il mio destino. Ero solo e camminavo senza meta per i corridoi della vita. Avevo bisogno di aiuto, avevo bisogno di qualcuno che mi indicasse la via, come il filo di Arianna che avrebbe ridato una direzione alla mia vita. Fu allora che un amico mi parlò della comunità, di un luogo in cui avrei potuto ritrovare la via, il mio filo per la salvezza. Da quando sono uscito dal labirinto delle sostanze, ho ritrovato la mia energia e non mi sento più annebbiato. È stato necessario lavorare ed investire molto su me stesso, ma sono riuscito a liberarmi da quei vincoli e dall'odio per me stesso. Riesco a pensare con chiarezza e ho ritrovato il vigore di una volta. Finalmente riesco a provare delle vere emozioni che erano state occluse per anni. Posso avere relazioni vere e sincere con gli altri e a progettare una vita dove posso creare invece di distruggere me stesso. In passato trascorrevo giorni tutti uguali, in cui ero schiavo delle mie dipendenze e non avevo alcuna prospettiva. Le mie giornate ora sono passate in compagnia di amici e di persone su cui posso contare, persone che hanno a cuore il mio benessere. Il mio stile di vita è diventato molto più sano e regolare. Mi alzo al mattino, faccio colazione, mi prendo cura di me e dell'ambiente in cui vivo. Nell'arco della giornata svolgo attività terapeutiche e di lavoro su me stesso, accompagnate ad attività pratico-manuali come la manutenzione e la cura degli spazi verdi. Il buio sta finendo e sta lasciando spazio al giorno. Se prima la mia vita era come il vagare infinito all'interno di un labirinto, ora finalmente sono libero.